Nel Vangelo di Marco al capitolo 10 è riportata un'immagine molto forte che ha condizionato la mia vita sin dalla giovane età. Marco ci racconta che Gesù un giorno uscendo per strada incontra un tale. Tale gli pone una domanda di senso per la propria esistenza, per la propria vita. Gli chiede: Maestro buono, cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Gesù accoglie la sua sfida e gli dice di osservare i comandamenti. Ma questo tale non si accontenta di questo e gli risponde che ha sempre osservato i comandamenti, sin dalla giovane età. Allora Gesù gli dice che una cosa sola gli manca l'opzione per i poveri. Va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. La sequela di Gesù non può che partire dal servizio ai poveri, a chi vive una situazione di svantaggio rispetto ad altri. Permesso a questo brano di interrogarmi e di mettere in crisi quelle che io reputavo le mie certezze. Io mi chiamo Marco Colonna, sono un sacerdote della diocesi di Termoli Larino e svolgo il mio ministero sacerdotale in una piccola comunità del Basso Molise che si chiama Rotello, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli. Oltre a questo servizio, dal 2014, insieme alla mia associazione, il Muro Invisibile ODV, ci occupiamo del servizio alle tante povertà del nostro tempo. Prime tra tutte, la realtà del carcere e dei detenuti, con alcune case per l'accoglienza di detenuti in affido, di detenuti alle carceri domiciliari o ex detenuti, e con l'accoglienza di senza fissa dimora. Abbiamo inoltre una struttura, quella che potete vedere, per l'accoglienza di donne vittime di violenza e da questo servizio è nata anche la necessità della prevenzione alla criminalità, microcriminalità o criminalità organizzata con laboratori studio nelle scuole e dei centri di aggregazione giovanile proprio per combattere tutte quelle forme di discriminazione di cui la nostra società oggi è piena. In modo particolare, la nostra associazione si occupa di tutte quelle povertà che non riguardano solo l'aspetto materiale, ma anche l'aspetto psicologico, l'aspetto morale, spirituale e l'aspetto umano. Ci prendiamo cura di tutti coloro che necessitano, no? Nel loro piccolo di aiuto, di sostegno. Tutte le nostre attività non sono finanziate, ma sono messe in opera solo e soltanto grazie all'autofinanziamento e al tempo che ogni volontario, quasi 100 ne fonda la nostra associazione, riesce a dedicare a servizio di chi ha necessità. E fare attività con i poveri richiede tre cose necessarie. Richiede. La prima, non avere pregiudizio, guardare un volto, guardare la persona dietro a quelle che possono essere le apparenze. Non avere pregiudizio è il primo aspetto fondamentale che si richiede ai nostri volontari. Il secondo aspetto fondamentale è quello di dedicare il proprio tempo nella gratuità. Noi non siamo stipendiati per servire i poveri, i volontari non ricevono compensi per fare questo, ma lo fanno nella piena gratuità sapendo che nel servizio ai poveri c'è il servizio a Gesù Cristo, c'è l'incontro con il Cristo reale, quello che tutti possono vedere e toccare e quindi si richiede questa predisposizione d'animo per servire chi ha bisogno. Il terzo aspetto fondamentale è quello di sapere che dietro ogni uomo, no, al di là dell'estrazione sociale, al di là di quello che è la propria storia, si nascondono delle povertà, di là di consapevolezza che devo avere quello stesso sguardo che Gesù ha per quel tale quando lo guarda e lo ama, anzitutto per noi stessi, no? Sono chiamato ogni giorno a guardarmi, ad amarmi così come sono con tutte le mie povertà, perché in questo modo posso avere quella libertà di amare anche. Ci troviamo davanti una delle case dell'associazione, in questa casa io vivo e da questa porta nel corso di questi anni sono passati vari detenuti, alcuni di alta sicurezza, sono passati uomini e donne senza fissa dimora, sono passati giovani che richiedevano dei periodi di stacco dalla vita quotidiana. Servire la povertà implica una libertà di spirito, una libertà umana, poiché non sai chi bussa alla tua porta, non sai chi arriverà.
e implica quella disponibilità del cuore ad accogliere tutti guardandoli con quello stesso sguardo con cui Gesù ha guardato quel tale per strada, riconoscere in quei volti che bussano alla porta il volto di Cristo che chiede aiuto, che chiede sostegno. Per me svolgere questa missione è dare la possibilità a me stesso di crescere umanamente, di crescere spiritualmente e dare la possibilità a tanti di potersi riappropriare della propria storia, della propria vita.